Valdragone di San Marino, 3 luglio 1987. I miei tempi sono arrivati. Figli prediletti, questa sera quanto sono consolata da voi e quante spine avete tolto dal mio cuore addolorato. Mi avete voluto portare in processione e mi avete voluto onorare. Io vi ho sorriso, sono stata tanto consolata da voi. Il vostro amore è il balsamo che mio figlio Gesù depone sulle numerose piaghe del mio cuore immacolato. Come mamma, questa sera voglio dirvi la mia gratitudine. Molti di voi sono giunti da paesi lontani dopo un lungo viaggio. Siete venuti quassù e mi avete offerto l'omaggio della vostra preghiera, del vostro amore filiale, della vostra fraternità sacerdotale, della vostra penitenza. Questo caldo che ha reso un po' più pesanti gli esercizi spirituali, l'avete voluto offrire in spirito di penitenza e di mortificazione. Miei figli prediletti, mi avete consolata. Il mio cuore trasale di gioia e di tenerezza. Io sono grata a ciascuno di voi per il balsamo filiale che avete voluto versare sulle molte ferite del mio cuore immacolato e tanto addolorato. Perché ancora una volta vi ho chiamato quassù? Perché in questo anno mariano a me consacrato vi ho voluta attorno alla mia persona come mamma che raccoglie i suoi figli per una raccomandazione che le sta tanto a cuore. Un'ultima raccomandazione: che vi segua nel vostro difficile cammino. I miei tempi sono arrivati, figli miei prediletti. Questi sono i miei tempi. Per questo vi ho chiamato qui, in un cenacolo che mai è stato così straordinario di grazie. Esse sono scese dal mio cuore immacolato per entrare nei vostri cuori e nel cuore di tutti i vostri fratelli, sparsi in ogni parte del mondo. Sono scese sulla Chiesa e su tutta l'umanità, perché il mio Papa ha voluto consacrarmi quest'anno con l'indire un anno mariano straordinario, per invitare tutta la Chiesa a guardare a me, ad ascoltare me, ad onorare me, a seguire me, ad entrare nel rifugio del mio cuore immacolato, perché i miei tempi sono arrivati. Da questo anno, in maniera forte ed ufficiale, incominceranno i tempi della vostra mamma celeste. Questi sono i tempi del mio forte richiamo. Torna, o umanità lontana e pervertita. Torna sulla strada della conversione e dell'incontro con il tuo Signore della salvezza. Questi sono i tempi del mio grande richiamo e voi siete qui perché voglio farvi gli strumenti di questa mia chiamata. Scendendo da questo monte, a tutti coloro che incontrerete in tutte le nazioni dove tornerete, voi dovete proclamare e diffondere
questo mio materno, preoccupato e pressante messaggio. Tornate presto al vostro Dio della salvezza e della pace. Il tempo che vi è concesso per la vostra conversione è quasi finito. I giorni sono contati. Camminate tutti sulla strada del ritorno al Signore, se volete essere salvati. Figli prediletti, ho bisogno di voci che diffondano la mia parola, di mani che aiutino, di piedi che camminano su tutte le vie del mondo. Ho bisogno che il mio accorato messaggio giunga presto in tutte le parti della terra. Siate voi i messaggeri, annunciate ovunque questa mia preoccupata chiamata al ritorno al Signore. Questi sono i tempi del grande castigo. La coppa della divina giustizia è colma, stracolma, traboccante. L'iniquità ricopre tutta la terra. La Chiesa è oscurata dal diffondersi dell'apostasia e del peccato. Il Signore, per il trionfo della sua misericordia, deve ormai purificare con la sua forte azione di giustizia e di amore. Per voi si preparano le ore più dolorose e più sanguinose. Questi tempi sono più vicini di quello che voi immaginate. Già durante questo anno mariano, alcuni grandi avvenimenti di quelli che io ho predetto a Fatima si compiranno. Allora, nel rifugio del mio cuore immacolato, portate tutti i miei figli. Chiamateli, prendeteli per mano, non dimenticate nessuno. Figli prediletti, sulle vostre strade guardate ai lontani, ai piccoli, ai poveri, agli emarginati, ai perseguitati, ai peccatori, ai drogati, a coloro che sono resi vittime del dominio di Satana. Io voglio salvare tutti i miei figli. Ho bisogno di voi perché voglio salvarli attraverso di voi. Nel tempo del castigo, essi devono essere protetti e difesi, devono essere aiutati e consolati. Perché non volete assecondare la mia voce che questa sera vi implora di andare in ogni parte a raccogliere i più deboli, i più piccoli, i più fragili, i più sofferenti, i più lontani, i perduti? Portatemeli tutti, perché io li voglio tutti dentro il rifugio sicuro del mio cuore immacolato. Questi sono i tempi del grande ritorno. Sì, dopo il momento della grande sofferenza, vi sarà il momento della grande rinascita e tutto rifiorirà. L'umanità tornerà ad essere un nuovo giardino di vita e di bellezza, e la Chiesa una famiglia illuminata dalla verità, nutrita dalla grazia, consolata dalla presenza dello Spirito Santo. Gesù instaurerà il suo regno glorioso. Egli sarà con voi e conoscerete i tempi nuovi, l'era nuova. Vedrete finalmente una nuova terra e nuovi cieli. Questi sono i tempi della grande misericordia. Il Padre
trasale di ardore e vuole riversare su questa povera umanità i torrenti del suo amore infinito. Il Padre vuole plasmare con le sue mani una nuova creazione, dove la sua divina impronta sia più visibile, accolta, accettata, e la sua paternità sia da tutti esaltata e glorificata. Il respiro di questa nuova creazione sarà l'alito dell'amore del Padre, che da tutti verrà glorificato, mentre ovunque si diffonderà in maniera sempre più piena, come acqua che sgorga da fonte viva ed inesauribile, la pienezza del suo divino amore. E Gesù regnerà. Gesù per cui tutto è stato creato, Gesù che si è incarnato, si è fatto vostro fratello, ha vissuto con voi, ha sofferto ed è morto sulla croce per redimere l'umanità e portarla ad una nuova creazione, e perché il suo regno potesse lentamente diffondersi nei cuori, nelle anime, nelle persone, nelle famiglie, in tutta la società. Gesù, che vi ha insegnato la preghiera per invocare l'avvento del regno di Dio sulla terra, vedrà finalmente adempiuta questa sua invocazione, perché instaurerà il suo regno e la creazione tornerà ad essere un nuovo giardino dove Cristo verrà da tutti glorificato e la sua divina regalità sarà accolta ed esaltata. Sarà un regno universale di grazia, di bellezza, di armonia, di comunione, di santità, di giustizia e di pace. La grande misericordia verrà a voi come fuoco bruciante di amore e sarà portata dallo Spirito Santo, che dal Padre e dal Figlio vi è donato, perché il Padre possa vedersi glorificato ed il Signore Gesù sentirsi amato da tutti i suoi fratelli. Lo Spirito Santo scenderà come fuoco, ma in maniera diversa della sua prima venuta. Sarà un fuoco che tutto brucerà e trasformerà, che santificherà e rinnoverà dalle fondamenta la terra. Egli aprirà i cuori ad una nuova realtà di vita e condurrà tutte le anime ad una pienezza di santità e di grazia. Conoscerete un amore tanto grande, una santità così perfetta che mai avete conosciuto finora. In questo lo Spirito sarà glorificato nel portare tutti al più grande amore, al Padre ed al Figlio. Questi sono i tempi della grande misericordia. Sono perciò i tempi del trionfo del mio cuore immacolato. Per questo ancora vi ho voluto quassù. Ora dovete scendere per essere gli apostoli del mio messaggio. Portate in ogni parte della terra la mia pressante richiesta a raccogliersi tutti nel cenacolo del mio cuore immacolato, a prepararsi a vivere la vigilia attesa dei tempi nuovi che ormai sono alle porte.
non scoraggiatevi per le difficoltà che incontrate. Io sono il vostro conforto, io sono la madre della consolazione. Ad uno vi accolgo e con voi le anime che vi sono affidate, i vostri cari, le persone che amate, i vostri fratelli più lontani. Non dimenticate nessuno. Venite a me insieme, perché io sono la madre di tutti e voi siete solo gli strumenti da me scelti per portare tutti i miei figli al mio cuore immacolato. Con i vostri cari, con coloro che vi sono stati affidati, io vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.